Ciao, sono Claudia, bentornati ad un nuovo episodio di Libri Ganzi. Questa volta un episodio dedicato ai libri di viaggio. Ne avevo già fatto uno, ma avevo parlato soprattutto di grandi esploratori. Questa volta invece le letture sono dedicate agli esploratori italiani e ai viaggiatori italiani, anche se poi alla fine ci sono un paio di grandi esploratori. Prima di iniziare a parlare di libri però, ti ricordo di iscriverti alla newsletter Libri Ganzi se vuoi ricevere una volta al mese i miei consigli di lettura direttamente nella tua email. Ora abbiamo anche un ospite speciale, la guest star Lemmaccio, e il primo libro che vi racconto è questo, Mondonauta di Darinka Montico, o Montico, non lo so come si pronuncia. Comunque, un racconto di viaggio molto interessante, perché Darinka è una persona molto particolare. Lei, dopo una vita avventurosa in giro per il mondo, fa un viaggio a piedi per tutta l'Italia, dal nord a sud, raccogliendo i sogni e le speranze delle persone che incontra. Dopodiché ci scrive un libro e gira l'Italia per promuoverlo. Questo è il suo secondo libro, dove lei racconta sia i suoi viaggi passati, sia il viaggio attraverso la scrittura e la produzione del suo libro e di tutti gli incontri che fa. Ora, è un libro particolare perché Darinka è una persona particolare, ha una personalità forte, ha idee e opinioni chiare e non ha paura di esprimerle, e la sua personalità forte emerge pienamente da questo libro. Ora, mi è piaciuto molto, devo dire che probabilmente in fase di editing poteva essere editato un po' meglio, però nonostante questo è una buona lettura che vi consiglio. Presto penso che leggerò anche il suo primo libro. Darinka attualmente è impegnata nel giro del mondo in bicicletta e in barca stop, quindi se siete curiosi la potete seguire sui suoi social network oppure sul suo blog theneverendingroad.com. Il prossimo libro di un viaggiatore italiano che vi consiglio è questo, Un altro bicchiere di Arak di Angelo Zinna, che mi è piaciuto tantissimo perché è scritto veramente bene. Angelo Zinna è ironico ma molto profondo, e il libro parla del suo viaggio in Iran ma anche del modo in cui ci è arrivato, perché lui, dopo un'esperienza vissuta in Australia e Nuova Zelanda, parte per un lungo viaggio di ritorno in Europa attraverso tutta l'Asia. Un viaggio che doveva durare pochi mesi e che invece dura 2 anni. E questo libro racconta sia il viaggio attraverso l'Asia che lo porta in Iran, sia poi la sua esperienza in Iran, che praticamente lo folgora, lo colpisce profondamente. E è un libro che parla non solo dell'Iran da un punto di vista storico e culturale, ma soprattutto parla degli iraniani, delle persone che lui incontra e delle tante diverse sfaccettature di questa cultura che forse conosciamo poco. Lettura consigliatissima. Angelo Zinna attualmente vive ad Amsterdam e lo potete seguire sul suo blog exploremore.it. Invece il prossimo libro che ti consiglio non ce l'ho fisicamente perché ce l'ho sul Kindle, quindi ti mostro metaforicamente il Kindle, ma in realtà non ce l'ho neanche più sul Kindle, perché l'ho trovato su Prime Reading, quindi dopo averlo letto l'ho restituito. Devo dire che da quando sono passata al Kindle, da pochi mesi, la mia vita è cambiata in meglio. Mi piace tantissimo e ringrazio il mio babbo che me l'ha regalato, perché mi piace un sacco, sono veramente drogata di Kindle. Ma adesso, bando alle ciance, basta parlare del Kindle, ti parlo invece del prossimo libro, che si intitola Quante strade, di Claudio Giovenzana. Claudio Giovenzana è partito per un lungo viaggio a bordo della sua moto Guzzi, accompagnato dal suo peluche dell'infanzia, il Toporso, e ha attraversato il Canada da est a ovest. Il suo viaggio in moto è durato 5 anni, è ancora in corso e si è prolungato poi attraverso tutto il Sud America. Il suo libro Quante strade però parla solo del tratto canadese del viaggio, quindi il Canada da est a ovest. È un libro molto piacevole da leggere, sia perché racconta un po' gli incontri lungo la strada del suo viaggio in Canada, sia soprattutto perché il libro è fatto anche di monologhi, dove Claudio esplora un po' le sue intenzioni, le sue aspettative su questo viaggio e su quello che ha lasciato a casa. E questi monologhi in realtà sono conversazioni interiori con gli altri due grandi protagonisti del suo viaggio, cioè la moto Guzzi e il peluche Toporso. Come vi dicevo, Claudio Giovenzana è ancora in viaggio dopo 5 anni, attualmente è in Sud America e potete seguire le sue avventure e il suo stile di vita sul suo blog che si chiama longwalk.it. Il prossimo libro di cui ti parlo si intitola Vagamondo di Carlo Taglia e anche questo, devo dire, mi è piaciuto molto. È il racconto del suo lungo viaggio intorno al mondo a piedi senza usare aerei.
devo dire che all'inizio non mi aveva convinto tanto perché lo stile di scrittura di Carlo Taglia era molto ingenuo e a volte si faceva fatica a leggere, probabilmente c'era anche stato un editing frettoloso e poco accurato. Però Carlo Taglia ha scritto altri due libri dopo questo, Vagamondo 2.0, che racconta il suo viaggio attraverso il Centro e Sud America, e Vagamondo 3.0, che racconta il suo viaggio attraverso l'Africa. E devo dire che nei libri successivi lo stile migliora molto. Mi sono piaciuti tanto perché Carlo è un viaggiatore sincero. Non sarà lo scrittore più bravo del mondo, ma è onesto, è trasparente e è una persona estremamente positiva. E questi suoi viaggi intorno al mondo corrispondono anche a una crescita personale che lui racconta in modo molto onesto e sperando che sia di ispirazione a molti altri. Quindi ve ne consiglio assolutamente la lettura. I prossimi due libri che ti racconto non sono di due viaggiatori italiani, sono stranieri e sono due grandi esploratori del passato. Il primo è questo che ho letto su Kindle, Polar Dream di Helen Thayer, e questa volta ce l'ho ancora su Kindle, quindi vi posso far vedere la copertina. Mi è piaciuto un sacco, è il racconto autobiografico appunto di Helen Thayer, che è stata la prima donna al mondo a raggiungere il polo nord magnetico in solitaria all'età di 50 anni, quindi ha anche il record di essere la persona più anziana ad aver raggiunto questo record. Il libro racconta la sua straordinaria avventura tra i ghiacci del Polo Nord in solitaria, accompagnata dal cane Charlie, che è un cane Inuit che l'ha protetta dagli orsi polari, l'ha salvata da un sacco di pericoli, e il libro racconta anche e soprattutto la grande amicizia che la lega a Charlie e che nasce proprio attraverso questo viaggio, perché lei e Charlie prima non si conoscevano e lei decide di portare Charlie con sé proprio all'inizio del viaggio, all'inizio della sua avventura. Mi è piaciuto veramente tanto. Il prossimo libro e l'ultimo di questo episodio è questo, Nella terra della morte bianca di Valerian Albanov. Valerian Albanov è uno degli eroi mai raccontati delle esplorazioni artiche e polari degli inizi del Novecento. Credo che meriterebbe di stare sul podio insieme a eroi come Shackleton, come Scott e Amundsen. Valerian Albanov, come si intuisce dal nome, è un russo e lui nel 1914-16 si trova a bordo di una nave che rimane intrappolata nei ghiacci a nord della Siberia. Lui è il secondo in comando e il capitano decide di aspettare che i ghiacci si sciolgano e che la nave riesca a muoversi. Ma dopo un anno e mezzo niente succede, quindi Valerian Albanov decide di lasciare la nave e insieme a 13 compagni si avventura in un viaggio disperato di sopravvivenza attraverso i ghiacci per raggiungere la salvezza, cioè un avamposto su una piccola isola, e tutto quello che hanno a disposizione sono delle carte molto approssimative, degli strumenti di navigazione rotti e poche armi malmesse. Questa avventura è veramente tragica e affascinante perché ci sono mille pericoli, oltre al freddo, alla fame e alle bestie feroci come gli orsi polari e i terribili trichechi. Non vi racconto se ce la faranno o no, chi sopravviverà, quanti ne sopravviveranno tra Albanov e i suoi 13 compagni, perché se lo volete sapere vi leggete il libro. Ora, io ho letto molti libri di resoconti di esplorazioni polari di autori come appunto Scott o Shackleton. Quello che è interessante leggendo il resoconto di Albanov è il punto di vista completamente diverso. Noi abbiamo sempre sentito il racconto delle prime esplorazioni polari attraverso le parole degli inglesi, quindi con un punto di vista decisamente europeo e decisamente british. Albanov invece è un russo e il loro approccio a un'esperienza del genere è totalmente diverso. Manca il rigore e l'etica degli esploratori inglesi. Allo stesso tempo Albanov e i suoi compagni sono delle persone anche divertenti a loro modo. Sono spavaldi, a volte si prendono dei rischi inutili perché sanno godersi la vita. Quindi è un punto di vista totalmente diverso. Se vi piace questo genere di avventure, vi consiglio sicuramente la lettura di questo libro di Albanov, Nella terra della morte bianca. Bene, questo era l'ultimo libro di questa puntata di Libri Ganzi. Io vi ricordo l'invito ad iscrivervi alla newsletter se volete ricevere altri consigli di lettura, e vi invito anche a iscrivermi al mio canale se volete ricevere e vedere
altri video come questo, oltre ai video dei miei viaggi in giro per il mondo. Vi saluto, a presto, ciao!